Il pensiero dei cari amici oggi dal ristorante Albergo Le Betulle di Cinzano. Oggi ospiti in questo bellissimo locale, che vedete, in questo giardino allestito, ampissimo, ma c'è da fare ovviamente una riflessione. Che riflessione c'è da fare? Ecco, mentre cammina in questo giardino, c'è da fare una riflessione per cui i ristoratori. Oggi il tempo era abbastanza clemente, insomma si è potuto pranzare qui all'aperto, ma i ristoratori indubbiamente hanno subito le loro difficoltà e oggi aspettano questo via veramente per poter aprire pranzo, cena, per poter viversi il loro momento, per poter veramente ritornare ad essere davvero felici, sereni, lavorare correttamente, onestamente. Credo che indubbiamente una riflessione vada fatta. Oggi, avendo fatto il vaccino Pfizer ieri, dove ricordo ancora, ringrazio il centro Covid Roero veramente per un ottimo davvero assistenza e lavoro, un centro che veramente riceve i vaccinanti veramente con una massima attenzione, un massimo piacere, e quindi ho voluto rilassarmi, non possiamo fare girovagando, un dolorino al braccio, dobbiamo essere tranquilli il giorno dopo. E ho voluto venire qua dove sono stato ospite appunto di Paolo qui al ristorante Le Betulle. Approfitto per sedermi e per dirvi due parole proprio su questo ristorante. Ristorante con tanti giardini, questo è un giardino all'aperto, bellissimo, dove ci sono tavoli, dove ci si può stare veramente con tutte le attenzioni, con tutte le precauzioni necessarie, ci si può stare benissimo, serenamente, tranquilli, e dove si mangia in modo meraviglioso e dove sicuramente si può vivere sulla strada qui a Cinzano, in questa via che porta collega Albabra, ma in questo giardino uno vive una situazione estemporanea, di piacere, di poesia, di lirica, costruendo un momento, quasi costruendolo col titolare proprio un momento di benessere, di magia nel cibo, dove si possono degustare dei buonissimi vini, dove c'è un bistro interno, dove insomma c'è tanta, tanta gastronomia ad un tempo e quanta gastronomia, quanta voglia c'è veramente di poter gustare i nostri cibi tranquillamente, passarsi le sere in chiacchiere davanti a delle buone bottiglie di Nebbiolo, di Dolcetto, di Barbaresco, di Barolo. Insomma, dal nostro moscato con i dolci, degli spumanti di langa, degli spumanti astigiani, quanta voglia c'è davvero di tornare in questa situazione. Sembra un sogno di normalità che deve ritornare. Ecco, io dico che i vaccini, ovviamente, io l'ho fatto ieri, quindi chiedo scusa a tutti i nostri visitatori, le nostre persone che ci seguono davvero sul blog www.terreparole.wordpress.com, ma diciamo che il vaccino va fatto. Ripeto, io l'ho fatto ieri, nessuna reazione avversa, un piccolo dolore al braccio, ma tutto risolvibile, ma siamo qui in questo giardino per ricordare proprio questa storia antica di gastronomia ultracinquantenaria, dove c'è questo albergo gradevole, dove c'è un'accoglienza di famiglia, dove c'è un'attenzione particolare e dove venite a visitarlo in un'oasi di tranquillità. C'è nulla di più bello che venire in questi tanti locali del nostro territorio e ripeto, oggi vi parlo da questo, essendo stato ospite qui in questo bellissimo giardino, oggi all'aperto, dell'albergo ristorante Le Betulle qui in Cinzano, ma quanti ristoranti ci sono, che parliamo sovente con il nostro amico Paolo De Stefani, il proprietario di questa struttura, quanti amici ha e quanti ristoranti ci sono in questa zona che ci permettono di dire davvero che vogliamo tornare tutti insieme a berci un bicchiere, a chiacchierare, a degustare questi cibi, la normalità della vita. Non siamo veramente uomini dei coprifuochi di discussione tra le 10, tra le 22 e le 23, che sono assolutamente inutili, non cambia nulla, ma torniamo a vivere, accarezzati dal verde, accarezzati dalle bellezze dei locali, accarezzati da quel sapore di essere davvero in una vita normale, in una vita gradevole.
quando gli occhi si socchiudono, si fanno baciare da quella luce del sole lenta, dopo aver gustato dei meravigliosi vini, e tutto diventa magia. Ecco, oggi è un pensiero di così, proprio per dire rinasciamo, rinasciamo nelle aziende, rinasciamo nei pensieri, rinasciamo nel turismo, rinasciamo nella vita, nella voglia di essere, perché questa è l'essenza vera, una rinascita. Vaccino, va bene, chi ci crede meno lo invitiamo a fare lo stesso, indubbiamente, perché comunque ci sono risultati da ottenere, ci sarà un'immunità entro settembre, entro giugno i trentenni, i quarantenni, quindi diciamo forza entro luglio ai trentenni, quindi diciamo forza, ci siamo, ma riprendiamo con serenità a viverci quei valori di un tempo che sono l'essenza. E questo quasi musica del silenzio che si respira da questo giardino, dalle betulle, ma non solo, ma da tanti parchi, da tanti posti magnifici dove si possono degustare da una birra, ai vini, ai cibi, al cibo che vuoi, che desideri della nostra zona di Langaro, Ero, Monferrato, ma torniamo a vivere, a prendere possesso della vita. Un pensiero di così. Ciao ciao a tutti. Io mi rilascio qui nel giardino delle betulle, baciato davvero da un sole che oggi è un po' nascosto dietro le nuvole, ma che ci fa dire forza, rinasciamo. Ciao. Domenica sicuramente ci starà meglio, ci sarà un nuovo girovagando, ma oggi vorrei dirvi semplicemente che quando uno ha bisogno di silenzio, di tranquillità, giardino qui del pensiero libero, della magnificenza del cibo, dalle betulle di Cinzano, ma non solo, tutto un territorio ci offre tanto per i nostri relax. A presto, seguite Terra e Parole, www.terraeparole.wordpress.com. Ciao 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 ciao, buona domenica.